soggetto debba chiedere asilo nel primo paese d'ingresso all'interno dei confini dell'Unione Europea. Quindi è ovvio che l'Italia, no? L'Italia, la Grecia e la Spagna sono questi paesi in cui si mette piede, no? Entrati in Europa, perché sono i canali, diciamo, geografici che portano all'Africa, al Medio Oriente e all'Asia. E ovviamente l'Italia, come dire, quando si esprime sempre in maniera, no, contraria in seno all'Europa rispetto a questo regolamento, ma ovviamente le nostre richieste non vengono rispettate, non vengono, come dire, tenute in considerazione, perché ci sono paesi molto più potenti di noi, come la Germania, la Francia e l'Inghilterra, che hanno tutto l'interesse che la cosa venga demandata ai paesi di confine. E quindi ecco un po' il risultato, è quello che abbiamo visto nel regolamento. Ovviamente la riflessione, ma questo rimane insomma ognuno di voi, è che come dire, a livello mediatico l'immigrazione è anche soprattutto quella che arriva via mare. Ricordiamoci che gli immigrati cosiddetti clandestini sono soltanto in parte quelli che arrivano via mare. In realtà la maggior parte degli immigrati, delle persone che sono in Italia senza documenti, arriva con l'aereo normalmente e poi gli scade il visto. Quindi quella parte che arrivano via mare sono quasi tutti rifugiati, sono quasi tutte persone che arrivano da conflitti. E quelle persone lì sono quelle obbligate a chiedere asilo in Italia. E ormai, come sapete, ad esempio il conflitto siriano sta portando migliaia e migliaia di persone in Europa. Quasi tutti i siriani sono consapevoli di questa cosa qui. Sanno che lasciando le impronte in Italia dovranno chiedere asilo qui e non vogliono farlo. E ad esempio per molti mesi c'è stata una circolare ministeriale interna che diceva alle autorità di non prendergli le impronte. Quindi moltissimi siriani sono arrivati in Italia e hanno transitato senza essere fotosegnalati, perché sapevano che andavano tutti quanti al nord.